4 marzo si andrà alle urne, secondo i sondaggi potrebbero essere alte, potrebbe essere il primo partito l'astensionismo, ma sarà proprio così? Siamo venuti a chiederlo ai cunesi, c'è questo rischio secondo lei? Ma secondo me sì, perché veramente è una presa in giro tutte le volte che ci sono le elezioni. Prima promettono, poi dopo non mantengono mai le promesse. Io ci tengo ad andare a votare anche se non mi sono fatta ancora un'idea, assolutamente. C'è voglia di cambiamento, speriamo che si riesca. Ho paura di sì, perché qua ci lamentiamo, poi non andiamo a votare. No, io andrò a votare, poi non lo so. Tu andrai a votare? Sì, andrò a votare, ma penso che, cioè, parlando con altre persone, sarà sicuramente molta astensione, ci sarà. Mi auguro di no, spero che la gente vada a votare perché c'è bisogno di dare il voto. Votare è un diritto, anche un dovere, quindi per lei? Assolutamente sì, io andrò a votare. La gente stufa, quindi giustamente sceglie di non votare. Non ci sentiamo rappresentati da nessuna classe politica, quindi... Cioè, il mondo della politica è a sé stante, non rappresenta quello della gente comune. Ci credono i vecchi, perché i vecchi sono ancora attaccati al PC, alla Democrazia Cristiana, ai vecchi partiti, credono che la politica, allora vecchi votano, giovani no, secondo me. Tu andrai a votare? Non credo. Perché secondo te i giovani non vanno più a votare? Ma forse pensano di non essere troppo considerati, cioè è brutto dire, magari sono già stufi Magari a 20 anni essere stufi non è bello. Giovani, c'è una minoranza di persone completamente assente dalla vita politica. Anche i giovani hanno perso la fiducia, io ho un figlio di 24 anni che nelle ultime votazioni mai è andato, questa volta ci vuole andare. Anche lui pensa e vuole un cambiamento, però non ci crede. Io vengo da una generazione che credeva di cambiare il mondo e non è riuscita tanto, anzi a volte mi dico ma abbiamo lasciato un mondo peggiore di quello che io pensavo potessimo, cioè, io ero convinta di migliorare il mondo e non lo so, guardi, una disaffezione secondo me è dovuta a tanti fattori, io non credo mai in una sola causa, certo che la politica non fa un bel, per me i nostri politici attuali sono un livello veramente medio-basso. La gente non sa più dove girarsi. Io da una parte così, dall'altra è cos'ha, e quindi sono un po' sfiduciati un po' su tutto. Le andrà a votare quindi? Non lo so, ci sto pensando, ma sinceramente non so a chi dare il voto. Mi dispiace, lo dico con amarezza, Cioè questo non è. Cioè vorrei votare in modo sensato, in modo responsabile, ma non so chi votare.